Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a chi ci segue da casa. Abbiamo tantissimi che normalmente ci seguono da casa e che sono abituati ormai alle nostre dirette. Oggi abbiamo fatto una trasferta e ci siamo spostati alla Fondazione Focus Quartieri Spagnoli, che è un posto splendido che vi suggeriamo di venire a visitare, perché si può visitare e perché è veramente bellissimo e suggestivo. E siamo qui con Io ci sto e siamo qui con Antonio Lanzetta per presentare il suo libro che è uscito L'uomo senza sonno. E siamo con Patrizia, che è una nostra carissima amica, Emanuele Bosso. Io devo dire una cosa che mi ha colpito molto, indipendentemente dal contenuto del libro. Sulla politica di conforto sui prezzi, sul costo dei libri, perché trovo che sia veramente una grande attenzione, il fatto che i libri della Newton Compton costino molto meno dei libri che normalmente siamo abituati a vedere in libreria, perché credo che sia un modo per venire incontro a tantissime esigenze dei lettori. Quindi è una cosa veramente apprezzabile, come apprezzabile sarà anche L'uomo senza sonno. Qualcuno ci diceva prima che c'è un film che si chiama Sì, con così. Christian Bale, Esatto, che che però non ha mi niente a ha che chiamato vedere. avendo dei sottotitoli. Esatto, in realtà questo film ha il titolo in italiano, che è L'uomo senza sonno, ma si chiama in inglese in tutto un altro modo. Comunque, siamo qui oggi per questo, per questa presentazione. Ne avremo un'altra il 16 novembre con Paolo Roversi e il suo Black Money, che sarà accompagnato da Maurizio De Giovanni. E quindi io lascio la parola a Patrizia, che ringrazio per essere venuta qui con noi, e comincia con una lettura. Grazie a voi. Cominciamo con le parole dell'autore. Questo è il secondo incipito che modestamente mi ha fatto due. Salerno 2010. Bruno aprì gli occhi e i magliacci sulla carta da parati gli sorrisero. Nasi rossi e labbra blu, distese le gambe in avanti, schiacciò la nuca contro lo schienale della poltrona ed emise un getto. Poteva sentire il lamento delle ossa, lo strillio delle vertebre logore, se la figlia avesse saputo che passava le notti in quel modo, sgattaiolando nella stanza della nipotina mentre il mondo dormiva, offuscato da un cielo color pece, l'avrebbe fatto rinchiudere in quella casa per anziani che aveva visto su internet. La notte era fatta per riposare. Ma quelli come lui non dormivano mai. Strinse la mano della bambina mentre la morte scolpiva il suo volto nel buio. Maria, uno splendido nome, insomma, apparteneva al mare e se chiudeva gli occhi poteva sentire le onde che si infrangevano contro gli scogli del porto, la spuma che divorava il litorale. Sorrise. Marina non poteva percepire gli artigli della notte che grattavano sul vetro per entrare. E questo era un bene. Non li avrebbe sentiti finché ci fosse stata lui a proteggerla, finché lui fosse stato in vita. Si alzò con cautela e una sensazione sgradevole, una pressione alla base dello stomaco che gli toglieva il respiro, lo trascinò fino alla finestra. Palazzi uguali, file di auto uguali, parcheggiate ai lati della strada, gli alberi scossi dal vento, in silenzio. Una sagoma accarezzata dal neon di un lampione. L'uomo sorrise. Indossava un completo della domenica, anche se non era domenica, giacca, camicia, una cravatta dal modo stretto e un cappello a tesa larga che gli copriva la parte superiore del viso. Se ne stava lì, a fissarla, come se fossero buoni amici. Ma si sbagliava. Loro non erano amici. E qualcosa nel suo sorriso lo disturbava. Qualcosa di brutto che lo faceva sentire nel posto sbagliato. Lontano da tutto ciò che amava. Lontano e solo. Bruno era stato sempre solo. L'uomo alzò un braccio quasi a salutarlo e Bruno scoprì i denti di un ghigno ferale. Poi si voltò. Osservò Marina nel lettino e la vita gli
gli scivolò davanti agli occhi. I sogni, le speranze, le paure. Il ragazzo che era stato e l'uomo che era diventato. Infilò una mano nella tasca della giacca da camera e il becco di un uccellino di legno gli affondò nel palmo. Un tepore salì lungo il braccio fino al punto e lui la pensò alla schiena. Voci confuse di un altro tempo, in un altro mondo, gli riempirono la testa con parole sussurrate dall'innamorata. Ascoltò le loro storie senza scomporsi, senza togliere gli occhi dalla strada. L'uomo con il cappello era ancora lì, ma aveva smesso di sorridere. Un ronzio elettrico, la pelle che si crespava sulle braccia, l'aria parve vibrare, il silenzio che ammantava il quartiere divenne pesante. Bruno fece un respiro, poi posò il cenino sul davanzale e tornò al suo posto, seduto su una sedia scomoda, con le ossa che gli chiedevano pietà, la mano stretta a quella della bambina e la morte che si faceva largo nella sua testa. Domani si disse, domani andrà meglio. Bruno chiuse gli occhi e aspettò che l'alba bagnasse di sangue il giorno. Antonio Maria. Diciamo che grazie per la lettura, sembra quasi che l'avevo scritta io questa cosa, quindi scherzi a parte, per me è davvero un piacere essere qui stasera con voi in questo posto che è stupendo. Avevo visto il focus solo in fotografia, tra l'altro lo raccontavo, mancavo dai quartieri spagnoli, dagli anni dell'università, insomma, quindi è stupendo vedere come il cuore di Napoli, un santo di cultura, abbia invaso tutti i vicoli, eccetera, e questo posto diciamo merita una vita infinita, insomma. Quindi grazie per la libreria Cisco per avermi dato la possibilità di incontrare qui amici e lettori al Focus, insomma. E grazie a Emanuele, che ormai è diventato il nostro book blogger preferito, insomma, e i ragazzi che sono venuti, e poi a Patrizia, la quale oltre ad essere un'amica, una fantastica autrice, faccio il mio più forte in bocca al lupo per la serie TV di Blanca che è uscita adesso per la Rai. Quindi ragazzi, sviolinate, non gratuite, ma meritate, insomma, e grazie, insomma, e divertiamoci questa sera. Grazie veramente, da Antonio, perché allora io avevo pensato di fare una cosa proprio curiosa, però io so che cosa c'è dietro questo romanzo, perché i romanzi hanno delle gestazioni travagliate. Non è vero che va tutto liscio, va tutto bene, eccetera. Ci vuole tanto impegno a scrivere un libro così impegnativo e ci vuole tanto ad aspettare gli sponsi, le felicità sussurrate, le promesse. E questo romanzo merita anche un po' di attenzione, proprio cominciavo a fare un po' quella scena come mi è congeniale. Però come era la sua, però io vorrei dire una cosa, questo è un thriller, è un horror, si possono dare tante definizioni, ma io preferisco sempre la solita, un bel libro, è un bel romanzo, ha una struttura articolata, perché attraversa varie, si svolge soprattutto durante il secondo dopoguerra, però scivola nella contemporaneità e addirittura nel passato remoto. E ha quindi anche degli stilistici diversi, no? Io non ho letto il primo Egitto, perché mi hanno messo in loro, là ci trovavamo addirittura un linguaggio auto. Quindi è una struttura articolata. La parte che mi ha completamente stregata è la parte dove il protagonista Bruno è appena adolescente. Prima di tutto perché là nasce la paura. Tutti lo sappiamo. Tutti siamo stati a tremare ad aspettare il giorno come Bruno, senza dormire. Siamo tutti uomini senza sonno. E tutti abbiamo avuto un amico. Però questo amico che a lui, vabbè, si chiama Nino, però questo amico che a lui è veramente un amico. Se voi leggeste la felicità espressiva con cui Antonio ha accolto proprio
i fatti dei maschi, i discorsi dei maschi, che sono molto diversi, cioè ha caratterizzato fin dalla prima frase questo tipo di amicizia, le mazzate e la sfida, ma anche la competizione, ma anche la presa in giro, c'è tutto questo, c'è un'amicizia fortissima e indissolubile che è quasi essere lui. Poi un'altra cosa che volevo dire, noi siamo abituati, Antonio è un grandissimo lettore, perché senza leggere tanto non si scrive così, bene, ripete, avete notato sulle famose Gallacci, la carta da Barato, Hitler, tutte queste cose qua, cioè ci sta proprio densamente pieno di riferimenti, di citazioni, di libri che piacciono a lui, che io conosco perché ne abbiamo parlato un'altra volta, ma non è solo questo, lui è riuscito a portare una certa America nel Cilento. Ora questa operazione, e qui si lo amata, quasi quanto amata la narrazione degli adolescenti, la narrazione adolescente. Perché? Perché noi in Campania siamo un poco condannati al localismo senza tradizione, cioè non solo dobbiamo stare qua, però dobbiamo stare qua, sempre qua, non ci possiamo muovere da qua, e se trasgrediamo, tradiamo. Invece Antonio tradisce, vabbè, io ho un debole per quella zona, perché è la zona originaria di mio padre, quindi la conosco molto bene, e anzi, conosco un preludio, no? Quel mondo rurale. Quel mondo rurale aspro, dove altro che c'è, cioè, i bambini si raccontano altro che queste storie, si raccontano storie veramente crude. Ora basta, la faccio finita, insomma, questo romanzo che ha una tensione narrativa altissima. E non è facile mantenere una tensione narrativa così quando si cambiano piani temporali e quando si entra un po' nel non detto, perché forse non detto deve essere, come io non lo dico, perché non si può spoilerare, è proprio peccato come tale. Altro discorso, l'ultima cosa che voglio dire è che riuscire a essere, cioè così possibile seguire la storia nonostante i buchi di conoscenza, è un altro elemento che fa di questo libro, buchi di conoscenza è tutto e forza, che tutto non deve capire, e un altro elemento che fa di questo libro veramente un intervento letterario di pregio, perché è molto difficile affrontare suspense e tensione narrativa senza che il lettore si perda. Adesso parliamo un po' di più. Lo diremo, però abbiamo raccontato una cosa troppo bella. Diciamo, no, posso parlare anche adesso? Metto io. Poi vi racconteremo anche l'aneddoto di Lulu, lo facciamo verso la fine, così per vedere se sono ancora vivi, se vivono. La prima domanda che ti faccio, ti passo la parola a voi, a voi due, che sono zittate un po'. Ma dove la vai a prendere questa paura abissale che contrasta fondamentalmente con la tua personalità incantevole, anche quasi distratta rispetto alla profondità della vita? Questo è molto bello, questo contrasto tra scrittura e personalità. Ti ringrazio anche per il complimento, Gianni, e per le belle parole che hai speso sul mio romanzo. Diciamo che il concetto di paura è quello che un po' anima l'uomo senza sonno. Quello che vi raccontavo prima nel backstage è che il mezzo forse di questo libro è di essere in qualche modo riuscito a far leggere una storia, tra virgolette, che raccontasse la paura alle persone che non sono abituate a lettura di genere. In Italia in generale la lettura di genere viene sempre considerata come qualcosa di serie B, insomma, rispetto all'impegno che può, tra virgolette, essere diciamo derivare da quelle che possono essere letture di narrativa contemporanea, in genere un po' più impegnate all'apparenza, quando invece poi l'utilizzo della metafora, della fiction, delle similitudini, del surreale permette secondo me di raccontare ciò che noi tutti i giorni abbiamo sotto il naso, la quotidianità,
ma che insomma un po' assuefatti dalla vita, dagli impegni, ma anche dal bombardamento di notizie che possono derivare dalla cronaca, per esempio, noi non prestiamo attenzione in realtà a quello che ci scivola davanti, quindi magari ci troviamo poi a leggere una storia che tra virgolette si sporca un po' le mani perché racconta anche cose spiacevoli. Bruno è un ragazzino che nel secondo dopoguerra, insieme a molti altri ragazzi orfani in quel territorio che è il Cilento, una parte a sud della provincia di Salerno, vive in questo istituto gestito da un prete, ma del padre Mario e dalle suore della comunità. E ovviamente le sue condizioni di vita sono pessime, è vessato dai compagni, fino a quando però non arriva quello che è l'incontro con Nino, questo nuovo arrivato nella struttura che poi gli salva la vita, e quando poi c'era un'usanza che i ragazzini che vivevano in queste strutture a quell'epoca venivano poi inviati nelle tenute, nelle masserie, insomma delle famiglie benestanti, e veniva sfruttata la loro manodopera gratuitamente, e quindi Nino viene insieme a Bruno, insieme al suo amico Nino, vengono mandati a casa degli Aloia, questa famiglia ricchissima, e lì un po' quella che è la sua vita viene stravolta. Lui in realtà in quell'estate torbida diventa quello che poi sarà l'uomo senza sonno, perché si troverà diciamo in questa casa strana, eccetera, accadranno cose particolari, quale per esempio il ritrovamento di dei cadaveri nella proprietà degli Aloia. E in realtà la paura, l'idea che traspare poi sotto, che anima questo romanzo, è come se fosse quasi un personaggio aggiuntivo, perché spesso si dice che un romanzo noir, un thriller, si basa solo sul concetto di morte, c'è il cadavere, c'è l'indagine e così via. Secondo me invece un libro, qualsiasi sia il genere che si tratta, deve raccontare le persone, la vita delle persone, perché poi è quella che ci resta attaccata addosso. Facciamo tantissime letture di puro intrattenimento, secondo me, e a me è capitato di leggere i cosiddetti romanzi usa e getta. Bene, io quando ho scritto L'uomo senza sonno, il mio principale impegno era quello di non scrivere una storia usa e getta. A proposito, Salinger dice che non c'è cosa più bella, solo vado a parafrasare, di quando finisci di leggere un libro che senti che l'autore è diventato quasi tuo amico, ti verrebbe voglia di chiamarlo nel cuore della notte, insomma. Ed è questa era l'idea che mi ha animato nella progettazione e poi nella scrittura di questo romanzo. Ovviamente le mie fonti sono tantissime, più che scrivere mi piace soprattutto leggere, insomma, e quindi ho iniziato giovanissimo leggendo Stephen King, come raccontavo prima ad Andrea, giusto? No, ho sbagliato il nome. Di Nedo, come raccontavo a Nedo, grazie per l'aiuto da casa. Ma soprattutto i due maestri del gotico, che sono Edgar Allan Poe e Lovecraft, che hanno un po' deviato quelli che sono la mia adolescenza, insomma. Se per un certo periodo di tempo mi sono vestito di nero, ho fatto crescere i capelli o cose del genere, è a causa loro. E adesso che altri mancano, purtroppo non li posso più far crescere, altrimenti sembro una scopa spennata, insomma. Però l'idea è questa. E poi soprattutto la cronaca. Noi in Italia, per dire, nel 1870 avevamo il nostro alienista, che era Cesare Lombroso, questo personaggio ambiguo, questo antropologo, medico, psichiatra. All'epoca si parlava dell'uomo senza sonno, c'era un signor King, no? Ovviamente, a una parte all'interno della storia. E all'epoca si parlava, erano gli anni diversi di quella che oggi la scienza che forense che va a investigare gli omicidi efferati e così via, la criminologia, il profiling e così via, derivano da quelli che sono degli esperimenti fatti sul campo nel corso del tempo. E Cesare Lombroso, per esempio, durante la guerra che l'Italia condusse ai briganti nel sud Italia, era un medico militare, lui studiava il cretinismo sulle persone, cioè prendeva i cadaveri e li sezionava individuando imperfezioni anatomiche a livello neurale, eccetera, e così via. Però era anche uno studioso della mente umana. Nell'epoca si parlava di anatomia del serial killer. Per esempio, il primo serial killer italiano dopo l'unità d'Italia, intorno al 1840-49, circa così via,
è nella bassa bergamasca. Adesso quando pensa alla parola serial killer immagina CSI, la serie TV americana, cose che accadono lontano da noi. Invece in questo paese, appunto della provincia di Bergamo, c'era questo personaggio che è un ragazzo di 22 anni, giovanissimo, che si chiamava Vincenzo Garzetti, che poi venne soprannominato il vampiro della bassa bergamasca, proprio un personaggio horror totale, e che condusse una serie di efferati omicidi fino a poi ad essere arrestato, e lì venne studiato da Lombroso, il nostro alienista. E quando poi alla fine Garzani venne giustiziato, perché all'epoca in Italia c'era la pena di morte, allora andarono a fare un'autopsia e Lombroso mise le mani proprio fisicamente nella testa di questo assassino, e cercava, che ne so, una distanza del cervello da una parte dell'osso cranico e così via, e dovette concludere la sua relazione che a livello anatomico non c'era nulla che non andava. Quello che in realtà è il senso di questo discorso è che la zona d'ombra, il buio, era nella testa di questo Vincenzo Verzeni. Ed è lì che nasce tutto, nascono tutte le nostre emozioni più contrastanti, non esistono i buoni e i cattivi, siamo tutti in qualche modo neutrali, ognuno di noi può essere sia buono che cattivo, e ciò che muove le nostre azioni è tutto qui nella testa. E allora la paura è un'emozione, ma lo può essere anche l'efferatezza, la cattiveria, e il mondo ci insegna purtroppo che di cattiveria ce n'è molta. Buonasera a tutti. Allora io però volevo riprendere un attimo il concetto di romanzo usa e getta. Tu sei andato anche oltre il genere, perché hai scritto un romanzo, lo sai, definito proprio perfetto per ambientazione, personaggi, e sei riuscito a conquistare l'attenzione del lettore per la storia, non per il mistero. Molto spesso i thriller si esauriscono nel momento in cui viene svelato il mistero. Io però a distanza di una settimana, che ho terminato lo scorso mese di settimana, ho già voglia di rileggerlo per ritrovarmi di nuovo in compagnia di Bruno e Nino, per ritrovarmi in quei, nell'orfanotrofio forse un pochino meno, però per appunto sentirmi nuovamente a contatto con questa storia, con la terra, per riuscire a trovare quelle piccole cose magari in casa Roia, no? Che mi sono sfuggite. E quindi effettivamente sei andato oltre il genere e anche oltre l'attenzione, perché pur conoscendo tutte le dinamiche, come andrà a finire il libro, non possiamo sperare, infatti mi avete salvato perché avete introdotto alla perfezione, quindi io ho sempre paura di fare spoiler, quando, soprattutto con i thriller, quindi sono salvo, ho superato la mia paura di cui parlare. Che io lo schiacciavo, esplodevo. Esatto. Però quindi appunto sei riuscito ad andare oltre, io ho voglia proprio di rileggerlo per vivere quei momenti. Vorrei chiederti però farti una domanda su Bruno e Nino, quindi restando lontano un attimo dalla storia, perché è abbastanza rischioso. Dove nascono questi due personaggi? Come sei riuscito ad unirti, a farli stare insieme nel momento in cui si muovono su due piani differenti, sono molto diversi da loro, sono due amici, molto spesso vogliono fare cose diverse. E io fino all'ultima pagina mi sono interrogato, poi dopo scrivo delle cose belle, però mi sono interrogato su chi potesse essere il mio preferito. E non ho trovato ancora una risposta, però forse come diceva Marizia, perché vivono proprio in simbiosi e quindi non puoi scegliere tra i due. Diciamo che ti ringrazio. In generale io penso che comunque il romanzo perfetto non esiste, che tutte le storie sono belle appunto perché imperfette, però prendo questo complimento e me lo porto a casa. Diciamo che nella scrittura io penso sempre prima ai personaggi, la trama per me è quello che viene dopo, solitamente per scrivere dopo senza sonno più o meno. Da quando ho iniziato a lavorare, alla pubblicazione, sono passati circa 2 anni, e in questi 2 anni Bruno e Nino hanno cambiato molto spesso faccia nella mia testa, li ho visti nascere, li ho visti crescere, invecchiare a loro modo, e quindi poi hai sempre quella sensazione che un po' i personaggi sono diventati anche miei amici. Quando finisci, dopo tutto questo lavoro, vedi il libro pubblicato, hai quei mesi di gloria, insomma, che sei esposto dappertutto, poi dopo tra le
passerà, è anche un senso di nostalgia, perché è come se qualcosa dello scrittore ti fosse liberato di qualche cosa, cosa hanno tagliato un libro, insomma, un pezzo di te, anche perché poi, sempre collegandoci al discorso dei libri usa e getta, in realtà molto spesso, a me non mi capita questo come lettore, poi lo chiedo anche a voi se succede, io solitamente non mi capita che alcune volte di ricordare la trama dei libri che ho letto, ma ricordo i personaggi. Per esempio, mi viene in mente che Zafon, per dire, L'ombra del vento, Marini, eccetera, non ricordo nello specifico tutte le vicende, però ricordo Julian Carazzo, ricordo la libreria dei Semperi, cioè sono dettagli dei personaggi che rendono quella storia, tra virgolette, immortale, perché sono i protagonisti che sopravvivono all'autore, sopravvivono al tempo, insomma, e alle tendenze letterarie. E diciamo oggi noi comunque ci sono tantissimi libri pubblicati, però la forza magari che ritroviamo nella costruzione dei personaggi di alcuni romanzi di un tempo rendono quei stessi libri immortali, così come gli stessi autori. Cioè oggi le ragazze, per esempio, le persone leggono ancora per caso Genoschi, io prima ho citato Lovecraft e poche hanno. Lovecraft è un, secondo me, un iconoclasta, lui è morto in miseria e oggi dalle sue idee, dai suoi racconti visionari sono derivati giochi di ruolo, videogiochi, non so quanti film sono stati ispirati dalle idee di Lovecraft. È questo che diciamo è la forza. Poi è chiaro che uno attinge sempre al personale, ci sono tante storie che vicende o cose che accadono in questo libro che un po' riguardano me stesso. Tipo ovviamente non estremizzato, però per dire c'è una parte in cui Bruno e Nino entrano in una casa abbandonata, loro sono alla ricerca di qualche cosa, lì fanno un incontro, trovano una trovano il corpo di un bambino in una camera da letto, quindi che è ricoperto da scarpati, insomma una scena un po' così, e a un certo punto iniziano a sentire degli strani rumori, hanno la sensazione di non essere più soli in quella casa e quindi scappano. E mentre stanno scappando, a un certo punto Bruno si volta e vede un uomo fermo sulla soglia che li stava osservando. Quindi l'idea di non essere soli in realtà è un qualcosa di concreto. E per scrivere questa scena, per esempio, mi sono ispirato a uno dei classici giochi, noi a Salerno chiamano Filone, quando non si va a scuola, non so adesso a Napoli. Però davvero è così. E quindi con terza media, con i miei compagni di classe, facemmo filone a scuola, eravamo ossessionati da una casa, che si trovava in una zona di campagna incolta, dove l'erba arriva all'epoca, cioè l'erba che arrivava quasi alle orecchie, insomma, sembrava quasi un campo di grano, quello di erba alta, e c'era questa casa diroccata. I ragazzi più grandi raccontavano che lì si facessero sette satani, eccetera. Quindi un giorno c'era una fissazione, era maggio, ricordavamo in questa casa. E quindi quando entrammo dentro trovavamo effettivamente delle cose strane, tipo per esempio una scritta con bomboletta sul muro che mi è rimasta impressa: il governo ci vuole amazzare con una Z. Mi ricordo questa cosa come se fosse ieri, sono passati 3.000 anni, insomma. Però poi entrammo in un'altra stanza e trovavamo un animale impiccato, un gatto, che penzolava dal soffitto proprio là, e questa cosa ci scioccò, insomma, fino a quando poi uno dei miei amici dice: ragazzi, ma lì ho sentito un rumore. E quindi lei già messo non prenderci in giro, insomma. E quindi nell'isteria collettiva, eravamo in quattro, iniziamo a scappare, scappa uno e tutti gli altri dietro, correvamo, ci precipitavamo fuori da questa casa. A un certo punto uno di noi cadde in questo terreno, e io mi fermai per raccogliere, per aiutarlo a rialzarsi, e quando mi voltai vidi che al secondo piano di questa casa, affacciata da una finestra, c'era un uomo, un signore di mezza età, che ci stava salutando con la mano. Sembrava proprio una cosa che romanzo di Stephen King, ce la scena di quando Pennywise il clown saluta, insomma, identico. C'era questo uomo al secondo piano, che penso dovesse essere una persona malata di mente, insomma, perché comunque mi ha sempre che ci saluto così, ed è stata una cosa che mi ha ghiacciato, e quindi poi io in qualche modo l'ho fatta rivivere i miei personaggi
nel romanzo. È molto interessante anche questo, e ricollegando però alla, a tutta la struttura, no? Perché appunto Parizia e Giovanni, ci sono due incipiti, un romanzo molto fitto e soprattutto ci sono un sacco di personaggi e un sacco di ambientazioni, c'è l'Orfanotrofio, c'è Casa Loia, e tra l'altro ti faccio complimenti per tutta la descrizione della casa, perché è un po', come dire, il punto di partenza di tutti i romanzi gotici, thriller, invece tu sei stato bravo a trovare comunque degli aspetti differenti. Abbiamo... Esatto. Sì, le statue, esatto. Le statue che diventano... No, scusa, dico solo questa cosa. La cosa delle statue mi ha colpito, perché non è un caso, insomma. Le statue che si è proprio anche come strutture architettoniche di separazione. Che tu, a seconda, man mano che vai avanti nella lettura, non posso dire in che modo, le statue diventano difesa o offesa. Quindi non solo, perché un tempo, per esempio, le colonne erano gli alberi, era la raffigurazione di pietra dell'albero che proteggeva, no? Era come una barriera. Invece questa è stata una soluzione molto molto bella. Mi è piaciuta. Perché nella casa, sì, perché Casa Loia è circondato, questo giardino è circondato da statue che invece di volgersi verso l'esterno hanno lo sguardo rivolto verso la casa, insomma, quindi guardano l'edificio e quindi immaginate, Bruno e Nino dicono ma giusto, che cos'è questa, che cosa sono, che cosa significano queste statue, e poi ovviamente leggendo ne scoprite il significato. Ti dicevo quindi, da lettore non ho percepito la fatica, è un romanzo ricco appunto di l'ambientazione, i personaggi sono veramente studiati nei minimi dettagli, e anche la scrittura, no? Io ho quasi avuto la sensazione di leggere un romanzo pesato nelle parole, perché hai una voce, ha una sonorità incredibile, cioè stai lì a figurare le pagine tenete conto che io l'ho letto la sabato e domenica, quindi c'è stata un'immersione proprio totale, quindi volevo chiederti però, hai faticato, in quanto tempo l'hai scritto e hai avvertito il bisogno magari di fermarti nei punti più tosti? Diciamo che quando ho iniziato a scrivere questo libro la mia barba era marrone, adesso vedere, potrei quasi pensare di ricorrere a una cintura, insomma, però lo evito perché poi inizio a studiare, scorre, e quindi la scherza a parte è stato un lavoro molto impegnativo che è iniziato al di là delle fonti, della ricerca delle fonti, dei libri da leggere che potessero in qualche modo indirizzarmi, da rileggere soprattutto, che potessero in qualche modo indirizzarmi nel tipo di storia che volevo scrivere. Allora ho dovuto attingere, ripescare Shirley Jackson, che da molti considerata la madre, la madrina, insomma, del gotico americano contemporaneo, con l'orrore di Laos, insomma, se avete visto anche la serie TV di recente su Netflix. E ovviamente oltre all'aspetto letterario c'è stato poi un aspetto di ricerca. A Salerno c'è uno scrittore molto bravo che è anche un famoso psichiatra, che è Corrado De Rosa, pubblica per venire un fax, insomma, e così via, e quindi ho chiesto molte informazioni a lui per poter descrivere alcune situazioni, soprattutto per poter diciamo avere un'idea di come funzionasse, avere un'infarinatura ovviamente di come funzionasse per esempio la mente di una persona affetta da schizofrenia, insomma, e quindi c'è stato un lavoro a monte, insomma, ancora prima di mettere, di schiacciare il primo pulsante sulla tastiera, che riguardava tutti questi aspetti. Anche perché L'Uomo senza sonno è un romanzo che una storia, diciamo, che si muove sul filo della sola, tra il reale e il surreale, insomma. Però il lettore di base non deve comunque mai sentirsi preso in giro dall'autore, e sebbene un libro, secondo me, un romanzo assolve la sua funzione, oltre che di intrattenimento, anche quella di spingere un lettore alla fine a farsi delle domande invece di dare risposte. Per esempio oggi c'è molto la tendenza che scrivono una cosa e non capito, e poi nel capitolo dopo fanno il riassunto e
spiegano quello che hanno scritto prima, come se un po' l'autore vuole convincere il lettore della sua idea, insomma, delle cose che ha raccontato, e mentre invece secondo me, non lo dico io, cioè quello che vedo per esempio leggendo la letteratura americana contemporanea, gli americani se ne fregano di spiegare, loro diciamo creano una struttura, offrono degli elementi, degli spunti, mostrano delle situazioni per raccontarle, quindi è un tipo di linguaggio che segue per esempio i binari del cinema, nelle serie TV, soprattutto oggi, e che poi alla fine spingono il lettore a farsi l'idea propria di quello che accade, cercare delle risposte stesse nelle situazioni che ha letto, e anche forse far venire la voglia di leggere alcuni passaggi, alcuni punti. A me per esempio è capitato di recente che ho letto l'ultimo di Stephen King, Billy Summers, che è un romanzo da una trama semplicissima, cioè magari può sembrare anche misteriosa, non è un horror, e parla di questo uomo che era un eroe di guerra, proprio decolorato in Iraq, e che quando torna a casa, praticamente, come molti dei soldati americani, ci sono due possibilità, o diciamo segui la via del bene, quindi molti diventano agenti di polizia e così via, oppure fai una brutta fine. Nel suo caso lui, che era un cecchino, che aveva una storia alle spalle complessa di violenza eccetera, finisce per diventare un cecchino della delinquenza organizzata, però un codice morale, quindi sanno se lui uccide solo i cattivi, solo persone cattive, insomma. E questo romanzo che mi ha colpito tantissimo, perché Stephen King è riuscito a creare un page turner, cioè quei libri che creano dipendenza, pur raccontando una storia che non ha nulla di innovativo, insomma non cambia nulla nel contesto. E quando ho letto il finale, l'ho letto la prima volta, poi ho posato il romanzo, poi dopo 2 o 3 giorni l'ho ripreso e ho riletto le ultime 20 pagine, perché mi aveva colpito così tanto, per quanto fosse bello, raramente, Stephen King è un grande, io lo adoro, però i suoi finali, come se all'improvviso ti dà l'idea di uno che si è scocciato di scrivere, fa scoppiare una bomba, accade qualche cosa, secondo me. Invece questo finale è bellissimo, e se avete modo di leggerlo, di risalto, se magari mi scrivete, se vi ricordate di questa sera, mi darete le vostre sensazioni. A questo punto io mi ho dimenticato la domanda, quindi ti do il microfono. No, ti chiedevo appunto, hai fatto fatica, e io non l'ho percepita almeno da lettore. E l'altro domanda l'ho dimenticata a te, ma è stato troppo. Allora, fatica al tempo, più o meno tra scrittura, moltissime scritture, sono passati più o meno 2 anni, insomma, un po' Patrizia lo sa, che ogni tanto scrivo su WhatsApp per bestemmiare, quindi le ricorda bene, immagino, le fasi di stesura di questo libro. Fatica, credo che l'uomo senza sonno sia stata anche un'esperienza molto alienante nella scrittura. Proprio io ero l'uomo senza sonno. Poi in realtà adesso, diciamo, colgo questa palla al balzo per raccontarvi l'aneddoto che viene sul titolo. In realtà il libro, il titolo che io avevo proposto alla casa editrice era L'ossario, però il proprietario della casa editrice ha detto no, non si possono dire le parolacce, sono bambini, fa schifo, insomma, ve l'ho edulcorata la cosa. Dice ok, allora come lo vogliamo a sto libro? E quindi mi hanno sparato una mail con una ventina di titoli, che più o meno alcuni facevano più schifo di quello che avevo proposto io, altri invece c'era l'uomo senza sonno. Dice ok, facciamo l'uomo senza sonno, chiudiamola qua. Dopo a un certo punto mi è venuto il pensiero, che l'uomo senza sonno, già l'ho sentito, insomma, che cos'è? E quindi giravo per casa come un tossico, con le mani in tasca. Poi, ovviamente la prima cosa che fai, vai su Amazon, scrivi l'uomo senza sonno, ed è uscito fuori il DVD del film. Cazzo, ho scritto alla casa editrice, allora mi trovo meglio, meglio così va bene, va. E quindi così è nato l'uomo senza sonno, questo è il titolo. Per me è stata, visto che volevo scrivere, ho concepito un romanzo che fosse un po' come un'allucinazione, dalla prima all'ultima pagina, che causa, diciamo, coinvolgesse il lettore in questa allucinazione. Ovviamente è stata un'allucinazione pure per me, perché ho comunque dovuto anche mettere in discussione alcuni aspetti della mia personalità, nel descrivere determinate situazioni, nel trovarmi io stesso, perché poi alla fine forse
un autore deve essere anche un bravo attore per certi aspetti, cioè tu devi essere i personaggi, devi essere buoni e cattivi, devi diventare loro per poter farli parlare, per poter vendere libri, insomma. E quindi è stato un po' un viaggio del male, del bene, una sorta di allucinazione che mi ha un po' colpito, insomma. Il prossimo libro che scriverò, appunto per disintossicarmi, sarà un romanzo rosa. Vabbè, anche lì puoi inserirci una buona dose di horror, tranquillo, non ti preoccupare. Vuoi leggere altro? Vogliamo entrare ancora? Fa piacere, faccio un'altra lettura, sì. Siete vivi? Voi siete vivi, sì, ancora. Qui appunto è l'orfanotrofio, trofea. Bruno ispirò il lezzo del dopoguardia al talenario. Sentì il rumore in passi, il tintinnare della figlia della cintura sul pavimento. Strinse forte le parti e lo contò fino a 10. Sperava che fosse solo un brutto sogno e che una volta finito di contare tutto sarebbe tornato al proprio posto. Lui solo in cantina, inginocchiato nel pavimento che pensava Dorina, ad ascoltare l'eco soffocato dei suoi pianti, a sentire il sangue che gli scorreva sulla schiena. Bruno tremava, non riusciva a controllarsi. Padre Mario diceva la colpa al suo orecchio. Non sente piangere, gli sussurrò. L'angelo sapeva il vino e gli scarò la colpina. Hai imparato adesso? Ho imparato, si affrettò a rispondere. Voleva che finisse, che passasse tutto in fretta. Fare il bravo per un amante, continuò il treno, accarezzando le borchie della cintura con la punta delle dita. Sarò buono al momento, attento, la voce di padre Mario nella mia testa, non promettere ciò che non a tenere. Chiudi gli occhi e conta, si disse Bruno, conta, tanto finisci subito. Sei sveglio? Gli chiese, e lui non rispose, incassò la testa tra le spalle, si trovò il ginocchio e il petto, e le scizze con le braccia. Le orecchie tese per percepire ogni suono, ogni vibrazione, ogni minimo spostamento d'aria. La scimmia mordeva la carne, ma mai era affamata. E lui temeva che colpisse ancora. Tanto lo so che non stai dormendo. E una mano gli toccò la fronte. Le dita erano calde. Il prete voleva che lui aprisse gli occhi, ma Bruno strinse le palpebre ancora più forte. Sentì i buchi oculari che si strizzavano alle orbite come chicchi d'uva spremuti con forza. Ehi, scemonito, sono io, gli svegliò qualcuno. Io voglio dire soltanto un'altra cosa, come me, insomma, ci abbiamo verso la conclusione. C'è una moda forsennata che utilizza la follia come una specie di trascendenza, no? Cioè la follia è intesa come qualcosa che comunque mette in contatto con il divino, con il poetico o con l'assoluta innocenza del condannato alla pazzia. Io sono grata ad Antonio Lanzetta perché in questo romanzo si offre tutto il ventaglio di patologico dell'instabilità. E questa cosa che lui ha detto, adesso io non lo sapevo, che avevo fatto anche una documentazione con un neuropsichiatra, è molto importante, perché trasuda finalmente il dolore ed è importante, non c'è più questo sguardo aulico, perché come se appunto il genere, a parte che no, quando si dice non è soltanto, l'avevo detto anche lui, perché io ho detto non è solo un libro di genere, ma che è libro di genere, vai a scrivere il libro di genere voi. È difficilissimo, è molto difficile, hai dei paletti, hai delle scale che non puoi affrontare, altre che invece di, è molto complesso. E nell'ambito di questa complessità io sono grata ad Antonio Lanzetta perché non ha inzuccherato la pazzia, che è una cosa che non mi piace leggere. Quindi c'è l'onestà intellettuale di dire signore e signore, il male questo esiste. Quindi grazie. Grazie a te. Diciamo per
di andare contentino, insomma, e che a me non piace, perché al pari di un film, un libro, deve essere come una fotografia, insomma, di qualche cosa che accade, che può accadere e che ci può proiettare in una dimensione che noi non pensiamo possibile. E quindi in quel caso, ovviamente, sempre con rispetto del lettore, eccetera, la realtà, la crudeltà deve essere mostrata per quella che è, insomma, se no non si riesce a raggiungere quello che è lo scopo preciso. E, per esempio, uno dei miei autori preferiti italiani, Nicolò Ammaniti, credo sia maestro in questo. Lui, non so, Come Dio comanda, Ti prendo e ti porto via, lei, ci sono delle scene che sono di una... un livello, una tensione narrativa altissima, appunto perché Ammaniti non fa sconti a nessuno. Guardiamo, spostiamoci su un altro frangente, su un altro scaffale delle librerie. Guardiamo per esempio al genere fantastico con George Martin, con Le cronache del ghiaccio del fuoco, Il trono di spada, insomma, che lui fa capire cose che adesso tutti non si può dare niente, avete più o meno guardato la serie, tutti avete visto, ha letto il libro, eccetera. Cioè, comunque, c'è uno dei personaggi principali, insomma, sotto però non ci sono i palloncini come al gioco di Jerry Scott, sono i coltelli. Comunque c'è una scena a un certo punto che io, in Italia i libri di George Martin in America erano pubblicati, ma proprio così, in Italia Mondadori ce ne ha, giusto per farci spendere più soldi, ce ne ha pubblicati 11, 12, insomma, cioè se vai su fantasy c'è uno scaffale solo, ma in realtà io tutto quello scaffale sono quei libri, insomma, ce ne hanno divisi per farci valere fino alla fine. E comunque a un certo punto c'è una scena, poi George Martin è lentissimo a scrivere, tra un libro e l'altro passano quei quattro, cioè pensate che lui ancora non ha chiuso la serie. Comunque, erano 7 anni che non aspettavo questo libro perché sono un lettore, diciamo, di... non avevo la palla quando ho iniziato a leggere Giorgio Martini, quando la leggo. Alla fine di questo romanzo accade una cosa, uno dei personaggi principali che tu pensavi che muore. Quindi la mia reazione spontanea è stata di prendere il libro e fargli fare un volo tipo piccione nella stanza e sentivo di là, dalle donne ancora che i miei genitori, mia madre mi faceva, ma che ha fatto? Buttato il libro. E mio padre, loro stavano guardando a caso Don Matteo, il buio, mio padre diceva, pazzo, così come e questa è proprio un po' la sensazione di un autore che non fa sconti a nessuno, insomma. Poi ogni volta che faccio una battuta di origine guardo la mia foto, vedi che sembra una persona totalmente diversa, la foto in bianco e nero, in realtà là facevo un passo a gomma, e quindi questa cosa è così. Che poi adesso non mi sa che visto che ci andiamo verso la fine, poi sono stanchi, mi dispiace, insomma, siete strani qui, anche se potremmo andare a parlare, almeno io, però, e questo aneddoto su Piero Peruso, per lui, insomma, se lo vuoi raccontare tu, perché questa è, allora, la ricorderete come cosa prodotta. No, ricorda che c'è una registrazione, quindi sai quando... Ah, ma siamo in diretta. Quando poi dovrai vincere, che ne so, il premio Pulitzer... Ricorderemo, allora, però mi aiuti a ricordarmi il nome della giornalista. Ok, va bene. Cioè, allora, non faccio nulla. Allora, cioè, praticamente ci trovavamo in Sardegna, ad un festival, San Gavino, vicino a Cagliari, insomma. C'erano varie presentazioni di vari romanzi, vari libri, eccetera. C'era questa giornalista Rai che presentava un libro, un fumetto, una graphic novel su Oriana Fallaci. Io seguivo con interesse, insomma, questo evento, e al termine, verso la fine della presentazione, lei racconta un aneddoto di Oriana Fallaci, di un figlio, insomma, comunque avevo una relazione con un personaggio che si chiama Perù. Comunque adesso finisce l'evento, ma questa cosa non per là. Deve raccontare anche lei, però lei era una donna molto... Molto di classe. Sofisticata, sei una bellissima donna. Una donna bellissima, molto anche con un'eloquenza molto, sì, molto, cioè, una persona, una di quelle inarrivabili. Dallo Roma, come quei salotti proprio. Allora immaginate adesso questo, si chiude le lenti, molte ore dopo, in tarda serata, verso mezzanotte, eccetera, con varie birre che mi vuoi, insomma, io bello così, manica corta, lei tutta chic,
Sì, ma vicino stavo parlando, mi sembra, con Luca Brinasco, che è il traduttore di Stephen King, oltre che il nostro agente, ma vicino, cioè, complimenti, una presenza bravissima, e così, vabbè, lo sincero, insomma, non volevo, ma certo lo faccio, però guarda, c'è una cosa che mi ha colpito, insomma, io sono andato anche a cercarla, seduto vicino a me durante la presentazione c'era Remo Rapino, il giudice del premio Bancarelli, adesso vi racconterò anche questo, che è un altro personaggio proprio totale, insomma. Ecco che eravamo seduti vicino, e durante, mentre lei cita Perù, io guardo Rapino e faccio, ma come, era una farla ci stava, Perù Perù, e Rapino mi guarda e fa, io non so niente, non posso niente. Quindi sono bello, e dopo? Dopo, ripeto, io ero bello pieno, con una zampogna, mi avvicino a questa, così, mentre chiacchieriamo faccio, ma poi io non ho capito, ma poi Oriana Fallaci, ma Perù era Pino Perù, questa mi guarda e fa, ma sei serio? Ma cosa c'è? Un'espressione del viso tra l'inorridito e l'incredulo. A un certo punto si è sistemato i capelli così, Briasco di fronte mi diceva che faceva segno per il cacio, idiota, qualcosa del genere. Ma sì, sono andato pure a cercare sul buco, c'era Rapino che diciamo si era avvicinato. Rego, ma sta, ma io non so niente di Fallaci e Piero Perù. Comunque lei dice, ma non Piero Perù con l'accento sulla U, Piero Perù, adesso cioè, è francese. Io là volevo morire, non mi ricordo poi con che battuta, comunque ero serio. E lei poi dopo a colazione, il giorno dopo, ha detto veramente siamo diventati migliori amici, però non ricordo il suo nome, quindi questa non era una vera amicizia. Detto ciò, non so se... No, è molto interessante, quindi dissocio da tutto quello che avete detto in realtà, che avete dato dopo, se questo questo telefono, è troppo tardi. Comunque, si sapeva benissimo che era Perù, sì, che era solo un modo per attaccare il tuo questo. Insomma, chiacchierare un po' con questo. Questo non è una polemica antica. Comunque, se nel frattempo magari qualcuno di loro ha detto l'uomo senza sonno, ti ricorderanno sicuramente bene. Ti ricorderanno bene. Allora, se avete delle domande su Perù, se avete delle domande per Antonio, prima di salutarci, prego. No, beh, tanto penso che si sente. Niente, volevo chiedere a Antonio, visto che lui è pure un grande lettore del genere, se ci dà 2 o 3 consigli di lettura imprescindibili, no, dei soliti che parli su Facebook. Quindi, devi impegnare. Io già stavo per dire dei soliti. No, no. Allora, queste sono le mie domande preferite, insomma. Anche perché se sapere, io ho anche un gruppo di Facebook che si chiama The Book Advisor, sono uno dei membri, una volta eravamo tantissimi, adesso siamo dovuti per vicissitudini di partire da capo, quindi se vi va di iscrivervi, non vi diamo soldi, però vi consigliamo libri da leggere, magari quei soldi poi li spendete per comprarli. Allora, credo che tralasciando tutti i classici, eccetera, libri che secondo me devono essere assolutamente letti, uno me lo devi consentire di dire, lo dico quasi sempre, La strada di Cormac McCarthy, non so se è ok, che è un romanzo con il quale McCarthy ha avuto il premio Pulitzer, è un libro di distopia in realtà, e credo che sia uno dei libri più belli che abbia letto negli ultimi 15 anni. Insomma, pensate che mi regalarono a Natale il Coppo e io caricai questo libro, è arrivato dopo 15 pagine, spensi il copo e andai in libreria a comprarmi il cartaceo, ed è stato l'unico ebook che io abbia mai comprato nella mia vita, insomma. Perché poi preferisco avere libri comunque in casa, collezionarli, insomma. E quindi questa storia di un padre e di un figlio che attraversano l'America, un romanzo sulla strada, nel senso della parola, che attraversano questa America morente, noi non sappiamo perché è avvenuta la fine del mondo, ma sappiamo solo che tutto sta, il cielo non ha più colori, l'umanità addirittura sfocia nel cannibalismo, e c'è questo padre e questo figlio che arranca, spingono un carrello della spesa con le cose che loro trovano, che loro rubano, con le cose che gli servono. Tra l'altro è stato tratto anche un film con Viggo Mortensen che fa la parte del padre, insomma, e che io vi consiglio assolutamente di leggere, questo libro di non perdere. Poi Cormac McCarthy, parlando di
di una narrativa, di un tipo di scrittura realista, eccetera, è il maestro in assoluto. Pure Meridiano di Sangue. Meridiano di Sangue, ho parlato di romanzi western, la trilogia della frontiera, eccetera. E quindi questo è un libro che dovete assolutamente leggere. Poi, visto che tra romanzo gotico e romanzo di formazione è stata fatta una ristampa quest'anno da Einaudi, questo libro che è La sottile linea scura di Gio Lanza, un libro che consiglio, stupendo. Mica questo era quello che consiglio sempre. No, però Lanza è pure... No, però è quello di cosa io ho letto Paradise Sky. Ok, quindi... E La sottile linea scura è praticamente la storia ambientata, se non ricordo male, negli anni 50 nel Texas. C'è questa famiglia, questo ragazzino del padre è proprietario di un drive-in e il custode del tuttofare del drive-in è un uomo di colore. Stiamo parlando di uno stato dove era fortissima la discriminazione razziale, dove ieri stava da una parte e i bianchi dall'altra, quindi si sviluppa questa amicizia tra il ragazzino e questo custode, che è un uomo molto istruito, che ha una casa piena di libri. C'è la scena che il ragazzino entra e fa: ma questi libri sono tutti tuoi, li hai letti? Certo che li ho letti, e quindi lo invoglia addirittura alla lettura. E tutta questa vicenda seguono poi quello che è un mistero, che trovano il diario di una ragazza che è stata uccisa, delle lettere anzi, e loro ricostruiscono, questo ragazzino insieme al solito ricostruiscono tutte le vicende di questa ragazza. Se avete letto La sottile linea scura, allora il piano qui sempre di Lansdale è In fondo alla paura, che ha vinto anche il Bram Stoker, questo romanzo, che è la storia di due fratellini sempre in questi stati del sud dell'America, del Texas, che trovano il cadavere di una ragazza di colore, e da lì nasce tutta l'invisia, che sono dei libri bellissimi. Poi, visto che uno cita sempre autori stranieri e mai italiani, prima abbiamo parlato di Ammaniti, e di Ammaniti si deve leggere tutto. Assolutamente. Ti prende il porto via e il primo posto, insomma. Il primo posto proprio per me. Sì, il primo posto, poi al secondo posto c'è Come Dio Comanda, che fece del film qualche anno fa con Elio Germano, mi ricordo, è proprio bellissimo. E Anna mi è piaciuto meno. Anna però è stato bravo, in quel caso Ammaniti, a far leggere all'italiano medio un romanzo storico, perché comunque racconta quest'Italia distrutta, un'Italia popolata solo da ragazzini. Appena si raggiunge l'età adulta, cioè le ragazze nel civile, si ammalano di una febbre di influenza che incide. Questo c'è comunque il viaggio dei due fratelli, la sorella e un fratellino, attraverso la Sicilia verso la salvezza. Le scarpe le Adidas sono convinti che se tu hai un paio di Adidas rosse ti salvi, quindi loro cercano queste scarpe. Cioè l'idea è assolutamente geniale, Ammaniti è un genio. Ma la serie più bella è Il Miracolo. Il Miracolo, sì. Adesso sto per spoilerare totalmente, però se non l'avete vista, al finale capirete che significa Il Miracolo. Io credo che ne faranno anche un seguito, insomma. Poi, diciamo, i libri da leggere sono tantissimi, in realtà ci vorrebbero o giornate di 48 ore o più vite, oppure ci vorrebbe un nostro clone che giorno va a lavorare, fa le cose, noi stiamo a casa in pigiama, con il pigiama smollato a leggere, insomma, che dico proprio che ci nutriamo soltanto, beviamo solo Coca-Cola e leggiamo, questa sarebbe la realtà. Allora, se non ci sono altre domande, io vorrei chiudere la chiacchierata la solita domanda che faccio nelle mie dirette online, ed è un po' più filosofica, ma così. Hai scritto il libro che hai in testa, indipendentemente dai feedback che ti sono arrivati, che ti arriveranno? Questa è una domanda per la quale il mio terapista mi ha chiesto poi 50 euro dopo 40 minuti di... spero di sì, perché poi non so, sono un eterno insicuro, quindi non so. Forse sono riuscito a scrivere quello che avevo in testa. Di certo sì, è stato faticoso, mi sono anche divertito. Io penso che allora, parlandone con realismo, in realtà in Italia sono pochi gli autori che vivono solo ed esclusivamente di scrittura, cioè con i diritti d'autore, con ciò che si guadagna. Cioè il mio romanzo costa 9 euro, immaginate che per poter guadagnare qualche cosa e vivere solo di quello, ne dovrei vendere tipo un'intera fabbrica, un intero magazzino di Amazon.
oppure faccio il film, esatto. E quindi l'alternativa in quel caso è che o dopo che hai scritto vai a rubare le auto, oppure hai un lavoro serio. Quindi la maggioranza degli autori italiani ha un lavoro e scrive nel tempo libero, scrive la sera, nel mio caso io scrivo il mio orario di scrittura solitamente dalle 18.30 alle 20.30, poi dopo il mio cervello, considerando che ho fatto 9 ore, 8 ore in ufficio, il mio cervello è e poi durante i giorni ferie, il weekend, cioè, io ho la fortuna di vivere con i gatti, quindi non so cosa significa svegliarsi oltre le 8 del mattino, a me se cambio il fuso orario non cambio mai niente, cioè, alle 5 precise i miei occhi si aprono, poi quindi faccio quel dormiveglia fino alle 6, alle 7, mezza 7, poi mi sveglio, quindi il sabato e la domenica per esempio faccio le maratone fino a che il mio fondo schiena assume la superficie di una sedia che è e quindi la scrittura deve essere a un certo punto anche un momento di piacere soprattutto, non devi pensare che sì, vuoi arrivare a qualche cosa, vuoi lasciare un messaggio, ma soprattutto vuoi essere letto dalle persone, quello il senso ultimo del tuo libro, la tua storia raggiunta più persone possibile. Ma poi in realtà se pensi di scrivere con l'idea che non avrei successo, che allora penso che hai proprio sbagliato l'idea, insomma, perché non c'è nessun successo nell'avere un nome stampato sulla copertina, insomma. Il successo nella vita sono altri per i quali provare piacere. Sicuramente la scrittura è fatta di tanto impegno, di tanta costanza, di momenti di gloria, ma anche di tante attese, attese infinite proprio. Cioè, dal momento in cui tu mandi il libro alla casa editrice passano mesi, cioè io per dire quando l'Uomo senza sole in valutazione di vari editori ho scritto nel frattempo un altro romanzo che adesso sto rivedendo che uscirà l'anno prossimo, mi ero totalmente dimenticato di che parlava sto libro, infatti quando poi è stato pubblicato, cioè è stato firmato il contratto e quindi poi dopo che diciamo che ho lavorato tutto quel tempo parte poi il lavoro con la redazione della casa editrice e l'editing dell'editor che mi era stata assegnata, che tra l'altro spostano in diretta saluto Alessandra Pena, perché sono convinto che sicuramente sta guardando questo evento, insomma, che è stata una scoperta per me molto importante, insomma, con la quale ho lavorato benissimo in questi mesi, ma Alessandra è un donnino di una cultura totale, profonda, e tra l'altro lei mi ha letto durante la sua maternità, cioè lei stava aspettando la bambina e già questo libro, poi in realtà poi aspettando la bambina in nata, abbiamo iniziato a fare delle correzioni di bozze e c'è questa cosa bellissima che lei mi mandava le mail dicendo allora Antonio ho letto da pagina 1 a 50, eccoti le note, prenditi tutto il tempo che vuoi, mandami il testo per mercoledì, e pensavo ma prendi tutto il tempo che vuoi, mandami il testo per mercoledì, cioè perché facevo casa per 3 giorni, che significava che io facevo delle botte infinite, praticamente tornavo da lavoro e diventavo un tutt'uno, cioè se mi davano a parlare, no, mi dava schifo, cioè facevo tutto, era diventato un tutt'uno, le mie mani erano un prolungamento della tastiera, insomma. Però nonostante ciò, nonostante i ritmi frenetici, alla fine è quello che mi piaceva e mi diverto a fare, insomma. Perfetto, credo che possa passare così, non ci sono altre domande. Anche perché ragazzi ho il treno da prendere. Volevo ringraziare te per avermi invitato nel periodo che sto, la formazione proprio sulla legge ospitale. E niente, leggete questo libro perché è veramente perfetto come l'ho definito e non mi stancherò mai di dirlo, insomma. Io ringrazio tutti voi, ringrazio prima Emanuele e Patrizia, ringrazio gli amici della libreria di Cisco che sono sempre presenti, i ragazzi del Focus, e leggete ragazzi non solo il mio libro ma leggete in generale perché l'editoria ha bisogno, cioè in Italia ci sono troppi scrittori e pochi lettori, in realtà ne abbiamo bisogno di tantissimi lettori, quindi mi raccomando leggete il più possibile.